Al liceo scientifico Enrico Medi di Battipaglia si tiene la giornata rotariana del patrimonio culturale. Tra poco ascolteremo i diretti interessati che ci illustreranno questa iniziativa. Siamo con la dottoressa Silvana Rocco, dirigente del liceo scientifico Enrico Medi di Battipaglia. Ancora un'iniziativa pregnante, un'iniziativa ricca di significato. Certamente, è un po' nella tradizione del nostro liceo valorizzare opportunità importanti che soprattutto coinvolgono il nostro territorio, e questa è una fra le tante iniziative che abbiamo organizzato in quest'anno scolastico. Collaboriamo con il Rotary Club di Battipaglia su un progetto di alternanza scuola-lavoro che nasce dalla stipula di un accordo di partenariato. Si tratta di un progetto che valorizza anche quello che è il nuovo impianto dell'alternanza scuola-lavoro, che fa leva sullo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri alunni e sull'orientamento, e dunque recupero conoscenza in primo luogo del nostro territorio, nello specifico della Torre dei Mussi, valorizzazione e quindi capacità di intervenire anche per quel che riguarda la conservazione. Infatti c'è stato uno studio storico culturale, ma soprattutto c'è stato il momento poi operativo in cui i ragazzi hanno effettuato dei rilievi e hanno poi progettato utilizzando un software di progettazione. Siamo con Giorgio Scala, presidente del Rotary Club di Battipaglia. Il perché di questa iniziativa? Bene, noi quest'anno abbiamo divulgato un'iniziativa del nostro distretto, il distretto 2100, che ricopre i territori di Calabria e Campania. L'obiettivo è stato quello di portare i ragazzi degli istituti superiori alla scoperta dei propri territori, quindi alla scoperta di corpi monumentali sconosciuti. E il nostro territorio, posso garantire, nonostante sia un territorio giovane, quindi abitato da poco, ha veramente delle strutture, quindi dei monumenti importanti. Abbiamo fatto uno studio approfondito, quindi con un progetto alternanza scuola-lavoro con 60 ore di attività con i ragazzi, con il nostro socio l'architetto Carlo Tomeo, quindi esperto di storia dell'arte, e li abbiamo portati alla scoperta di Torre dei Mussi. Carlo Tomeo, il deus ex machina dal punto di vista tecnico di questa organizzazione. Beh, è stata una bella organizzazione, tra l'altro è stato un progetto che a me ha affascinato molto fin dal primo momento che l'abbiamo cominciato ad affrontare, perché in qualche modo si trattava di, come dire, di recuperare una sorta di memoria storica perduta di questo territorio. E abbiamo preso ad esempio un'architettura neoclassica che sta nel nostro territorio, che è Torre dei Mussi. Abbiamo fatto questo percorso con gli studenti, tutto teso alla comprensione di questo movimento artistico, ma attraverso anche altri periodi storici che in qualche modo potevano essere collegati ad esso. Insomma, è stato un bel percorso, anche supportato da ottimi docenti come la professoressa Galluzzo e il professor Cirillo, con cui si è instaurato da subito un bel rapporto, un bel percorso.